Anche le persone sotto i riflettori, le più affascinanti e attraenti, cambiano costantemente nella società, quindi non vi è continuità. E questo è un altro aspetto di questa modernità liquida, è proprio la discontinuità, i valori che un tempo tutti quanti potevamo citare, che erano sulla punta della nostra lingua, in passato adesso sono diventati obsoleti, non si citano più. Vi sono altri elementi che ci attraggono oggi rispetto al passato e ciascuno sappiamo che anche in futuro gli elementi attraenti cambieranno e continuerà così il processo. Ci manca dunque qualcosa di delle fondamenta solide, stabili, costanti, che possano garantire appunto la coesione della società. Se mi consente di continuare su questa mia riflessione, vuole pormi una domanda, sta a lei decidere. Vorrei dire che in questo contesto vale la pena di citare un evento sintomatico che si è verificato recentemente, cioè il passaggio dall'idea di comunità all'idea di network. Questo arriviamo dopo. No, le faccio una domanda in continuità invece con le cose che stava dicendo prima. Prendiamo la relazione genitore-figlio. L'ambizione di una madre o di un padre è quello di trasmettere ai propri figli, certo, un pacchetto di valori, ma più in generale un senso della vita. Ora lei, come dire, tratteggia l'individuo moderno come un consumatore non solo di merci, è un consumatore di emozioni, di esperienze, insomma, no? Si cambia, adesso permettetemi una battuta estrema, si cambia famiglia come il telefonino, insomma, nella fenomenologia che lei descrive. Ecco, e lei descrive poi gli uomini come... una volta c'erano gli uomini che erano delle piante, che avevano delle radici, lei dice che oggi gli uomini sono come delle navi che gettano e levano le ancore con una facilità eccessiva. Allora, quando noi diciamo descriviamo questa fenomenologia è evidente che ci troviamo elementi di grande verità, ma quando poi ci ricordiamo di essere madri e padri e cerchiamo di trasmettere un senso della vita, ci aiuti, che cosa dobbiamo fare? Non possiamo solo proporre quella fenomenologia. Per rispondere alla sua domanda, l'appartenenza è un'esigenza fondamentale dell'essere umano. Queste relazioni stabiliscono a volte un'attrazione, un avvicinarsi, altre volte conflitti. L'idea soggiacente è l'esigenza di autenticità, di unicità e capacità di inventiva, direi, e così via. L'appartenenza, tempo fa, implicava l'appartenenza alla comunità. L'appartenenza ad oggi invece è associata a un altro concetto che è quello di network. Qual è la differenza tra queste due forme di appartenenza? L'appartenenza alla comunità precedeva il processo di identificazione. L'appartenenza a un network, ad una rete, è l'ultima e l'estrema conseguenza di questo processo di identificazione. Questo significa che non ricevete un'offerta di appartenenza, siete voi a doverla creare da soli. Questa è, diciamo, l'idea generale nella società contemporanea, che sia giusta o sbagliata. Questa però è l'idea, questa è la concezione che abbiamo adesso. Lei ha fatto riferimento nella sua ultima domanda al problema di questa individualizzazione che non ha avuto il tempo di affrontare. Questo processo di individualizzazione
che procede nella società contemporanea esattamente il problema nodale, cioè come per decreto noi siamo individui, ci si aspetta da noi di creare la nostra identità attraverso i nostri mezzi individuali, la nostra identità, il nostro posto nella società deve essere il nostro prodotto, le nostre dure fatiche. Ovviamente non un lavoro sistematico, delle nostre fatiche sistematiche, ma sicuramente affrontate con serietà e con continuità. La comunità è diversa dalla network. La comunità è consapevole che voi siete il membro, appunto la comunità nella sua concezione passata seguiva l'individuo con grande vigilanza, con grande attenzione, vigilava sul rispetto delle regole, delle norme promosse dalla comunità, quindi forti restrizioni imposte. Parallelamente per avere la consapevolezza di avere un ruolo, un posto e quindi un luogo in cui affermarsi, di essere negato a meno che appunto poi si diventi un criminale, si è cacciati dalla comunità e come Socrate una volta disse, appunto fu condannato all'esilio da Atene. E piuttosto che essere appunto esiliato dalla sua comunità a cui apparteneva, preferì appunto bere la cicuta, bere il veleno, perché non accettava l'idea di vivere lontano dalla sua comunità. Ecco, il network, la rete, funziona in modo diverso. Il network, per definizione, è creata da due tipi di attività. Da una parte la connessione e dall'altra la disconnessione. Ci si può connettere ad una rete e con la stessa facilità ci si può disconnettere. Se non piace più, è possibile cambiare anche la composizione della propria network, semplicemente chiudendo un messaggio o una chat su Facebook, per esempio. Oppure cancellando un amico dalla vostra precedente lista di amici, 2000 amici su Facebook, nessuno sa esattamente l'identità dei singoli amici collezionati su Facebook, la facilità dunque di entrare a far parte di un network e di uscirne allo stesso tempo, vero? Questa è la regola del gioco. L'altra faccia, naturalmente questo è un processo che continua, chiedo scusa, potrò essere noioso, però voglio tornare nuovamente all'argomento della sicurezza, al prezzo della sicurezza. Vi sono degli aspetti personali, infatti, la comunità nella vecchia concezione era un luogo sicuro in cui vivere, mentre la network è insicuro, voi avrete una lista di amici. Alcuni dei vostri amici può cancellarvi dalla sua lista senza difficoltà, se volete appunto rompere una relazione nella vita offline, quella vera, quella reale, necessario per esempio mentire, inventare delle scuse, dovete chiedere delle scuse, inventare dei pretesti, avrete dei problemi. Per esempio il partner abbandonato potrà mostrare molta rabbia, risentimento. Non vi è niente di più semplice di rompere un rapporto su internet, online. Le relazioni online sono molto fragili, friabili e durano molto poco. Quindi guadagno o perda, lascio a voi la scelta di decidere. In ultima istanza siete voi a decidere, a stabilire quale tra questi due valori prevarrà. Ci troviamo di fronte però a questo bivio, a questa scelta. Le fortune del professor Bauman in Italia vengono anche da un suo importante libro e da una scelta che fece l'editore Feltrinelli
abbastanza, che si è rivelata abbastanza azzeccata, perché il libro del professor Bauman si chiamava In Search of Politics, in cerca di una politica. In realtà Feltrinelli lo tradusse come la solitudine del cittadino globale e devo dire che probabilmente lo migliorò, lo esplicitò quel titolo e allora perché c'era, come dire, era un titolo in qualche maniera quasi una fotografia di una situazione. E io voglio prendere proprio questo concetto di solitudine, no? Perché lei dice che la differenza tra un network e una comunità è come il gesso e il formaggio. Ma siamo proprio sicuri che sempre Facebook o comunque in genere il social network siano elemento di solitudine? Ci sono stati dei casi in cui attraverso Twitter si sono, come dire, manifestate e hanno potuto comunicare esperienze orientate verso la democrazia. Pensiamo al ruolo che hanno avuto recentemente nelle cosiddette rivolte africane. Ecco, quindi non pensa in qualche maniera di essere un po', come dire, drastico nei giudizi sull'insieme dei social network, che non sono tutti Facebook, perché evidentemente sono uno diverso dall'altro? Lei ha citato Facebook, un esempio molto importante, recente, che esemplifica quello che si sta verificando nella società contemporanea. Io non approvo, disapprovo, sto semplicemente cercando di spiegare, in base alle mie conoscenze, quali decisioni siete chiamati a fare. Quindi scegliere verso l'obiettivo di una vita vera e di dignità. Un altro punto che vorrei sollevare in relazione appunto alla questione di Facebook ha a che fare uno studente al primo anno dell'Università di Harvard, Mark Zuckerberg appunto. Se lui dice di aver inventato Facebook, i suoi colleghi invece la pensano diversamente, ritengono che abbia rubato la loro idea o indagato. Prescindere dall'esito, il fatto è che è lui il presidente di Facebook, di questa Facebook Corporation, che adesso vale 50 miliardi di dollari nei mercati azionari, appunto. Mezzo miliardo di persone sono membri attivi di Facebook. Chiaramente Mark Zuckerberg, una persona ricca di inventiva e creatività, una persona intelligente, mettetela come volete, ha trovato una miniera d'oro. E quindi mi domando, quale tipo di miniera d'oro sia? Forse una miniera d'oro di paura, di solitudine? Tanto tempo prima di Facebook, per così dire il predecessore, un sito web sociale, Walkman, conoscete forse Walkman? Qualunque posto, il Walkman vi consentiva di ascoltare la radio in qualunque posto della casa e questa invenzione del Walkman fu poi venduta a possibili clienti. E come fu creata quindi la domanda? Con uno slogan molto intelligente. Mai più da soli. E questa era la miniera d'oro. Tante persone temevano di essere sole. E perché? Cercherò di spiegarlo, dovrò però ripetermi. E la risposta è perché le nostre connessioni con altri esseri viventi sono fragili, friabili, vi regna l'incertezza. Quindi ci chiediamo se siamo consapevoli o meno,
Quindi pensiamo tanto a questo, a questa paura, si cerca di capire se siamo consapevoli o no, o la neghiamo, tuttavia viviamo in preda di incubi, quindi a prescindere da ciò, ciò di cui abbiamo più paura è la paura di essere esclusi, di essere respinti. E nel senso generale del termine, respinti dalla famiglia, da un compagno, dalla comunità, di amici, dal capo della vostra, dell'azienda per cui lavorate, dal vostro capo d'ufficio presso cui lavorate, insomma qualunque forma di esclusione, quindi la paura di essere respinti in qualunque luogo in cui si esprima appunto la società. Questo quindi è, secondo me, la miniera d'oro. Ci sono diversi elementi che emergono, perché questa vivere con gli altri impedisce la solitudine, ma in modo diverso rispetto a questo vivere insieme nella comunità in passato, quindi vi è una differenza tra questa vivere insieme che impedisce appunto la solitudine nel network della comunità. E qual è la differenza? La metafora che ho utilizzato è proprio i microfoni messi nei confessionali. Il confessionale è il simbolo del luogo più intimo, del segreto più intimo che voi volete far custodire solo a Dio o un amico molto selezionato, cui decidete di confidarvi. Normalmente, generalmente, il confessionale garantisce questa estrema intimità. Immaginate che dei microfoni vengano posti nel confessionale e poi il vostro segreto viene divulgato attraverso degli altoparlanti in una piazza. Immaginate questa situazione, esattamente quello che sta succedendo oggi. Il 61% dei più giovani all'inizio del loro percorso scolastico in Inghilterra si è esposto virtualmente nudo a, appunto su Facebook. Hanno confessato la loro difficoltà a parlare, a confessare, però in realtà parlavano pubblicamente, condividendo le loro personalità sulla loro vita, le loro preferenze, attraverso sui loro peccati, qualunque cosa, insomma. Perché l'hanno fatto? Perché i giovani stanno comportandosi così? Perché, cari amici, penso che il modello di esserci, cioè provare la propria esistenza, è cambiato in modo significativo negli ultimi 300 anni rispetto appunto a quando Cartesio disse, formulò il suo assioma cogito ergo sum. Appunto, ricorderete cogito ergo sum di Cartesio. Quindi penso e dunque esisto. Questa era la certezza assoluta e non è più valida ad oggi. Era quell'asserzione a dimostrare la vera esistenza. Il fatto stesso che si pensa è la dimostrazione ultima, il fatto che si è una presenza vera, reale, non immaginaria. Se Cartesio oggi fosse qui, beh, ovviamente è una battuta che sto per dirvi, però affronto seriamente l'argomento. Se fosse qui, direbbe: ho visto alla TV, quindi sono. Forse questo sarebbe l'assioma ritradotto oggi. Beh, signore e signori, solo i personaggi famosi possono dirlo. Noi siamo persone comuni, noi non compariamo in TV e non possiamo ragionare così, e quindi dobbiamo cominciare a dubitare della nostra esistenza. Quindi Facebook è la risposta per l'uomo della strada
e l'edizione per l'uomo comune, l'espressione appunto dell'essere visto in TV o nelle riviste patinate, sotto i riflettori, in altri termini appunto essere una persona famosa. Quindi la domanda è: perché le celebrità sono osservate con tanta ammirazione? Perché ciascuno di noi parla di loro, guarda loro con interesse, sono appunto oggetto di sguardi dovunque. La definizione di celebrità stessa indica questo. La celebrità è colui che è noto per essere noto. Questa è l'identità delle celebrità, non tanto per l'impegno in cui una celebrità è attiva, ma il fatto che milioni di persone guardino questa celebrità e parli di loro li rende appunto celebrità. E nel momento in cui voi vi esponete attraverso il vostro account su Facebook, avrete la possibilità di essere guardati da molte persone, verrete notati. È come se voi vi metteste sul mercato, potreste essere venduti oppure cercati da nessuno, non lo sapete, è un rischio da correre. Come un bene di consumo lanciato sul mercato, ciascuno prodotto di questo tipo corre il rischio di essere ignorato, però ogni rischio include anche un'opportunità. Potete, non c'è mai la sicurezza di vincere, per esempio quando comprate i biglietti della lotteria, però comprando almeno un biglietto, anche se non sarete sicuri di vincere, potete almeno sperare. Quindi nello stesso modo si esplica questo gioco di probabilità con Facebook appunto, MySpace, Twitter, questi appunto siti. E grazie proprio a Zuckerberg sono divenuti una miniera d'oro, proprio perché c'era questa miniera in cui scavare. L'oro è appunto questa paura di solitudine, il risultato inevitabile di questi legami che si stanno rendendo sempre più fragili. Non credo che questa situazione durerà a lungo ancora. Una situazione che sta causando tanta sofferenza. La domanda su quanto durerà ancora questa situazione, beh, penso che se comincerà appunto a dileguarsi, ci sarà un calo nel numero di persone che stanno sedute per tante ore al giorno a chattare su Facebook. Allora faccio un'ultima domanda e poi passiamo invece alle domande del pubblico e a quelle che abbiamo raccolto. E l'uomo, da tutte queste cose che ci ha detto, un po' la sensazione è che l'uomo al tempo della liquidità poi rischi in qualche maniera di essere un nostalgico, cioè che alla fin fine, per consolarsi di questa solitudine moderna e globale, alla fine non gli resti che il ricordo di quando tutto era solido, di quando i legami erano veri, di quando la politica era buona, di quando la cultura serviva a produrre valori e così via, e via via ne possiamo far cento di questi esempi. Ecco, non c'è il rischio appunto di consegnarci alla nostalgia e quindi in qualche maniera di essere passivi, di non essere più, di non considerarsi più soggetti del nostro tempo? Io adesso, appunto, il cambiamento, una parola di cui, come dire, spesso si abusa. Quindi noi in qualche maniera lo dobbiamo mettere in un cassetto e tirar fuori la vecchia e meravigliosa nostalgia che un po' ci scalda, almeno lei. Non voglio dire che sceglie fare, non ho le qualifiche per farlo. E inoltre non sono un profeta, vi posso assicurare che 60
vent'anni di sociologia non mi hanno insegnato capacità che mi permettano di prevedere il futuro. Se qualche sociologo vi può dirvelo, vi dirà di essere in grado di farlo, non credetegli. Non so come risponderle, non so come rispondere a questa domanda. Normalmente la metto nel contesto prendo in prestito il concetto di Antonio Gramsci, grande filosofo italiano. Viviamo in un periodo di interregnum, non nell'antica Roma, non nel senso della legge romana, dopo Romolo e Remo, i primi re di Roma, e il periodo tra la morte di Romolo, che regnò per 80 anni, le persone sapevano che c'era e si erano abituate alle sue leggi. Quindi Duma e l'altro re di Roma, il periodo tra i due si chiamava interregnum. Gramsci riprese il concetto, non la sospensione tra due sistemi di legge, tra due regnanti, era la distanza di tempo, il tempo in cui i vecchi modi di agire, i vecchi modi di gestire i problemi umani non funzionano già bene, ma ci sono nuovi modi più adeguate alla situazione, che però non sono ancora state create. Non credo che la modernità liquida sia l'immagine dell'umanità futura, ma credo però che ci sia un periodo necessario di interregnum. C'è tutto su un equilibrio che viene messo in discussione, ci sono degli scontri tra valori ugualmente importanti ma in contraddizioni, non è chiaro dove andare, e anche se lo fosse, se fosse chiaro dove andare, allora la domanda contemporanea grande sarebbe: chi lo farà? Oggi, come risultato di un processo di globalizzazione da un lato, unilaterale, noi non abbiamo strumenti efficaci per l'azione collettiva. 100 anni fa, o anche solo 50 anni fa, i partiti politici litigavano tra di loro ferocemente, litigavano sulla via da intraprendere, ma tutti i partiti di destra e di sinistra, per loro non avevano problemi a risolvere la domanda di chi attuerà il programma solo se vincono le elezioni. I partiti di destra e i partiti di sinistra erano sicuri di questa cosa: il governo statale lo farà. Però purtroppo la grandiosità del compito che ci troviamo di fronte, il compito globale, va al di là dei poteri, di anche il governo statale più forte del mondo, anche gli Stati Uniti d'America. Pochi anni fa venivano accusati di essere un impero mondiale, o volevano creare si diceva che volessero creare un impero mondiale. Ma anche gli Stati Uniti, adesso nemmeno gli Stati Uniti possono risolvere le tematiche che ci troviamo di fronte, ne hanno fino a sopra i capelli. Cosa succederà se
le persone che danno in prestito del denaro lo richiederanno indietro. Per finire di rispondere alla sua domanda, volevo fare una citazione da John Rawls, che ha fatto delle ricerche su diverse persone utilizzando l'ersatz, il sostituto dell'essere insieme, dell'unità. Ho chiesto di recente la questione ai miei amici di Facebook, Twitter, Facebook, Foursquare, tutto ciò vi fa sentire più vicini alle persone o vi allontana dalle persone? Ci sono state molte risposte e credo di aver toccato uno dei nervi scoperti della nostra generazione, che qual è l'effetto dell'internet e dei social media sulle nostre vite quotidiane. Dal punto di vista esterno, l'interazione digitale sembrava essere fredda e disumana, e non lo si può smentire. E data la scelta tra abbracciare qualcuno e farlo via Facebook, quando avete un nuovo amico nel vostro account, si chiama begging nel linguaggio di Facebook, quindi c'è una differenza fra hugging, abbracciare, e begging, metterlo nella borsa, nel sacchetto. C'è una differenza tra abbracciare qualcuno e bugging someone, qualcuno. Possiamo tutti concordare sul fatto su quale sia la cosa migliore, abbracciare o bugging. La risposta alla mia domanda di Facebook è stata riassunta dal mio amico Jason. Ha detto: Jason, mi sento più vicino alle persone da cui sono lontano, quindi che vivono in Nuova Zelanda, in Malesia, in paesi lontani o in Bangladesh, persone lontane, ma quindi sono più vicino alle persone lontane. Poi un minuto dopo aggiunse: però forse adesso mi sento più lontano dalle persone a cui sono vicino. E poi aggiunse: sono confuso. E anch'io sono confuso. Grazie ai nostri relatori. Passiamo adesso alla seconda parte, cominciamo con due domande che sono arrivate appunto a segnavie da parte del pubblico e poi sarà il momento eventualmente delle vostre domande, quindi lascio a Dario Di Vico le due domande. Allora, Alessandra chiede al professor Baumann: secondo lei, professore, in una società liquida anche l'amore tende a liquefarsi? Quale futuro dunque per una società che si fonda su rapporti estemporanei? Se non si regge sulla fraternità sociale, sulla consolazione dell'altro e sul rispetto, se viviamo vite che non ci appartengono, se come affermava Pirandello, lei conosce Pirandello? Pirandello, uno scrittore italiano siciliano. Indossiamo maschere, come possiamo muoverci in questo relativismo conoscitivo per tentare comunque di non vivere inutilmente? Questa è la domanda. Non c'è una risposta semplice. Io non do consigli, non sono un consigliere. Si parla del processo di individualizzazione che probabilmente non se ne andrà via, ma e si spera, perché è una grossa conquista dell'umanità il fatto che noi tutti, a
abbiamo la responsabilità di ciò che facciamo in ultima istanza. Quindi siamo noi ad avere la responsabilità. Sono andato, ho studiato la filosofia dell'etica. Ho studiato uno filosofo etico del XX secolo che sembra molto lontano da noi, che io ritengo grande nel XX secolo anche, Lustrup, un pastore danese di Aarhus, ha scritto un lavoro meraviglioso, Unspoken Ethical Demand, la richiesta etica non detta. Lustrup, il messaggio di queste richieste etiche è che noi tutti abbiamo ricevuto la domanda etica in noi, ma e questo è una grande, non è detta, non è pronunciata, è la nostra responsabilità, sta a noi dire, togliere l'involucro e dire cosa, che significato ha in pratica. Io sono responsabile per voi e voi avete una certa responsabilità nei miei confronti, per la mia umanità, per il mio benessere, per la mia identità, per la mia felicità. Ma in pratica che significato ha ciò? Come possiamo togliere l'involucro? Come possiamo far sì che ci siano meno tensioni? Come possiamo interpretarlo nella lingua di azioni pratiche? Questo è il problema della responsabilità individuale ed è proprio questo che continuiamo a ripeterci dentro di noi. Livinas, mi scuso, né Lustrum né Livinas sono rappresentativi del postmodernismo, del modernismo, non sono rappresentati della modernità liquida, parlano di valori eterni. Questa è una grande conquista, la responsabilità è una conquista che starà in voi. In questo modo posso rispondere alla vostra domanda. Sentite la responsabilità, non dite... dovete pensare, se io non lo faccio, non lo farà nessun altro. Io ho un compito e devo far fronte a questo compito. Non ci sono scuse. Non è una scusa dire, ma non lo fanno nemmeno gli altri. A prescindere da quello che facciano gli altri, il mio obbligo, la mia responsabilità non cambia. Questo è di fronte a tutti noi individui. I filosofi moderni contemporanei hanno tutti guardato a Socrate per avere degli esempi di vite vissute nel modo giusto, quindi lui ha risolto i problemi vitali in un modo, il suo problema vitale nel modo esemplare. Perché hanno scelto Socrate? Non perché abbiano pensato, i filosofi hanno denominazioni molto diverse, quelle contemporanee, hanno però concordato nello scegliere Socrate. Socrate davvero ha lavorato da sé un modello di vita e è stato coerente per tutta la sua vita, è rimasto fedele a questo modello, ma in nessuna parte del mondo, in tutto il dialogo platonico, Socrate ha suggerito agli altri che il suo modo di vivere fosse migliore e che dovrebbero emularlo e che dovessero fare esattamente quello che fa lui. Al contrario, Socrate ha detto che il modo migliore di vivere è quello che scegliamo noi con responsabilità, responsabilmente, e che
va d'accordo con la nostra personalità, che è unica e irripetibile. Essere fedele a Socrate come esempio è esattamente proprio non imitarlo. Quello che andava bene per lui potrebbe essere pessimo per voi. Quindi essere fedeli a Socrate significa essere come lui, avere la piena responsabilità di quello della propria vita. Ma scusatemi, interrompo solo per guadagnare tempo, scusatemi. Marco le chiede: professore, crede che nella società attuale costruirsi una famiglia e perseguire degli ideali costituiscono un ostacolo alla vita liquida? Un rimedio forse più che un ostacolo? Costruirsi una famiglia e perseguire degli ideali sono un rimedio? La famiglia non è un limite alla società liquida. La famiglia è un posto in cui la società liquida si esprime, una situazione in cui ci si siede tutti alla stessa tavola familiare, anche se per esempio negli Stati Uniti negli ultimi 20 anni la percentuale delle persone che siedono a tavola a cena quindi è crollata dal 60% al 20% in 30 anni, e questa è la tendenza per esempio negli Stati Uniti. Quindi dico, se ancora voi vi riunite intorno alla stessa tavola a cena in famiglia, le opportunità, la possibilità che voi per esempio riceviate un messaggio sul vostro cellulare che vi rende assenti per un momento, per esempio vi fa estraniare dalla conversazione, siete lì che rispondete al messaggio, quindi vi estraniate, comunque siete seduti a questo tavolo familiare. Quindi la famiglia è il luogo in cui appunto si realizza la vostra esistenza. Se tutti rispettiamo i legami familiari, la società liquida potrebbe sparire? Questa è una domanda, ma penso sia molto improbabile, cari amici. Questo è il punto su cui insisto costantemente. Fin tanto la situazione rimarrà così, è difficile fin tanto che succeda, fin tanto che le condizioni di liquidità della società persisteranno e saranno al di fuori delle nostre potenzialità, fin tanto che noi non agiamo sulle fonti, sull'origine di questa liquidità. Ecco, penso i sintomi, le espressioni, i segni di questa liquidità costantemente persisteranno. Ci vogliono delle forze particolari che però non sono abbastanza forti, appunto i legami familiari per esempio non sono altrettanto forti. Io parlo di impegni su lungo termine in tempi difficili, grandi rischi. Nuove opportunità emergono per esempio nell'arco di poco tempo e voi per esempio vi stancate degli obblighi che avete assunto precedentemente. Voi siete certamente più orientati al futuro e una relazione personale implica anche il non farlo. Vedo tanti giovani devono per esempio scegliere il loro indirizzo, il loro studio specialistico che influenzerà appunto la loro carriera, e cercano di posticipare il più possibile questa decisione e optano dunque per una scelta, per un argomento generale. La reazione generale infatti è quella di dire rimandiamo appunto gli impegni,
cominciamo ad agire insieme, vediamo come va. Quindi questo approccio è posticipare le decisioni, non darsi fretta nel prendere decisioni. Naturalmente questo influenza la nostra vita, perché se siete pronti a fare dei voti, ad impegnarvi sul lungo termine, su una fedeltà sul lungo termine, ecco, allora anche qualora vi confrontaste con dei conflitti seri, gravi, e tanti di noi si sono misurati con difficoltà nella loro vita, che mostra la personalità, la propria identità. E nonostante questi conflitti noi ci impegniamo a dare ognuno il proprio contributo, e pertanto se domani ci incontreremo ancora e dopodomani ancora, poi in futuro ci incontreremo ancora, appunto, proprio in virtù di questa prospettiva sul lungo termine, saremo in grado di arrivare a questo detto modus convivendi, cioè il modo di vivere insieme. E questo sarà una fonte di soddisfazione per ciascuno di noi. Però se voi siete solo per fare una verifica, capire, cioè se vale la pena di continuare, ecco, non arriverete ad alcun risultato, perché voi vi tirerete indietro da un accordo. Ci si chiede perché dovremmo mai darci pena di negoziare per trovare un modus vivendi, perché se posso andare al mio negozio, al punto vendita, e comprarmi un altro bene di consumo. Allora, no, scusate, poi facciamo un proposito finale. Allora, io raggrupperei un po' di domande, cioè non farei domanda e risposta, un po' per tagliare i tempi, raggrupperei un po' di domande in modo poi da organizzare una risposta finale del professor Baumann, sì, anche perché, per tutti. Giustamente. Vediamo, allora, lì c'è in seconda fila. Seconda fila è un altro lì in fondo, sì. Quindi se vi alzate, scusate, collaborate un secondo. Sì, meglio, perché siamo in tanti. Specie perché se giovani, si alzi. Cominciamo da qui, poi andiamo in seconda fila, poi in fondo. Scusate, ho guardato solo da questa parte, qua ce n'è un altro. Vada. Basta, 5 mi sembrano sufficienti. You spoke about the role of the in your In un suo libro ha parlato del ruolo dell'intellettuale nella società postmoderna. Ci può parlare del problema della comunicazione tra l'intellettuale e le persone? Quindi il problema che può provare, che può essere tipico dell'intellettuale che va in TV, forse è l'unico modo per trovare una comunicazione tra l'intellettuale e le persone normali. Qui seconda fila. Buongiorno professore, volevo ritornare alla sua definizione di cultura ottocentesca come coltivazione e costruzione di una società attraverso una trasfusione di norme, e la definizione attuale di cultura come vendita di fatto di prodotti. E volevo, se possibile, fare un parallelismo con un altro suo concetto che mi pare non sia stato trattato, che ha a che fare con una visione della società attuale composta principalmente da consumatori rispetto a una società composta da produttori. Oggi parliamo di creativi al massimo, ma non parliamo più di creatori. Volevo capire se esiste un parallelismo tra il concetto di cultura e questo concetto di consumo. Grazie. Chi si è alzato? Lì in fondo c'è un ragazzo, e poi qui, poi basta. Quest'ultimo signore. Vabbè, è qui, con la maglia a righe, poi qua davanti, poi basta. Un secondo in piedi, così ci aiutate a tagliare. Facciamo più veloci. È un problema col microfono, forse, se un'altra hostess viene in soccorso, per cortesia, qui, e poi... No, si sente. Va, ok. Ok, the question is this, now that we are on the election... Adesso che abbiamo la campagna delle elezioni in Milano,
Quindi costruire o meno una moschea, si dibatte su costruire o meno una moschea, c'è un problema di libertà, la libertà di culto, e d'altro canto c'è un problema di sicurezza. E perché la sicurezza? Perché tutto ciò è legato con il terrorismo, con i musulmani. Quindi c'è la libertà, da libertà di culto e la sicurezza dall'altro. Lei ritiene che questa sia una cosa che riguarda la sicurezza o la stupidità? Lei ha fatto una suddivisione tra comunità e network, rigidità, flessibilità, gesso, formaggio. Ma alla fine non è che cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Cioè, prima magari lo Stato-Nazione, adesso quelle potenze fluide, si sono accorte che per il controllo sociale può anche dare o prima un controllo autoritario con la comunità o l'assoluta, tra virgolette, libertà di un network, poi alla fine non cambia nulla. Poi un'ultima cosa. All'inizio del secolo scorso, nei giornali si scriveva che se si superavano i 40 km all'ora con le nuove auto si sarebbero avuti dei pericoli per la salute. Negli anni 20 si parlava che la radio avrebbe distrutto la società. Quando ero giovane io, negli anni 60, si diceva che si guarda troppa televisione, ecco cosa verranno fuori i giovani domani. Adesso si parla di network. Non è il rischio di avere sempre una visione sfocata? È come l'amanuense che passa davanti alla bottega di Gutenberg o davanti a Manunzio e dice: ah, ma questa è la modernità e andrà sicuramente sempre peggio. Grazie. Grazie. Ultima domanda. Allora, volevo ringraziarla per le tante ore di piacere che mi ha dato la lettura dei suoi libri. E la domanda è questa: quando lei ha cominciato a usare il concetto di liquidità, aveva certamente presente il concetto di liquidità usato da Brodel nel suo libro Il Mediterraneo, il secolo di Filippo II. Quella liquidità usata da Brodel, la liquidità del Mediterraneo dove si forgia l'Europa, questo Mediterraneo che ha attraversato da migliaia di vascelli che non portano solo derrate, ma anche stili di vita, lingue, sensibilità religiose, poetiche. E l'altra liquidità di cui parla Brodel è quella del deserto medio orientale dove nascono i tre monoteismi. E Brodel conclude il suo libro: l'Europa nasce attraverso queste due liquidità, ma mi pare anche una forte positività in questa liquidità. Qualche volta nel suo concetto di liquidità, e le chiedo scusa, mi sembra che ci sia un po' di pessimismo, non so se mi sbaglio. Grazie. Grazie, a posto. Allora, professore, le ricordo velocemente. Chiedo scusa, non potrò rispondere a tutte queste domande. Non dimenticatevi che ho 86 anni e le mie forze sono limitate. The phone. This problem. No, I would like. Partirò dall'ultima domanda, appunto la liquidità come visione pessimista versus ottimista. Mi aspettavo questa domanda. In realtà, in qualunque intervento io faccio, c'è sempre qualcuno nell'ospite, tra gli ospiti, che mi chiede: ma perché è così pessimista? E laddove in Europa tengo degli interventi sull'Europa, mi si chiede: ma perché è così ottimista? Ecco, in entrambi i casi rispondo che io non sono né ottimista né pessimista. E perché? Perché ho una persona ottimista che pensa che il mondo in cui viviamo è il migliore possibile, si contrappone al pessimista che invece sa che forse l'ottimista ha ragione.
non crede appunto che il mondo sia, io non penso che il nostro mondo sia il migliore possibile, tantomeno sono in sintonia con i pessimisti che ritengono di avere ragione mentre gli ottimisti hanno torto. Io non appartengo a nessuna di queste due categorie, io mi classifico in un terzo gruppo, e cioè coloro che sperano. C'è sempre speranza, la speranza penso che sia immortale nella vita degli esseri umani, si spera fino a che non si muore, spesso si fa anche confusione, quindi la speranza persiste e caratterizza tanti aspetti della vita umana. E in tutti i miei libri, e continuerò a farlo fin tanto che posso, descrivo l'attuale situazione della società, ripeto ancora questo interregnum, appunto, e il futuro non è predeterminato, non vi sono delle leggi di ferro storiche, non vi è un determinismo storico. L'unico fattore che determina e che agisce nella storia è l'azione umana. E sta quindi a voi, sta a voi decidere come sarà il futuro. Questo è quanto, grazie. Direi una bella chiusura. Con questo messaggio sulla speranza mi sembra veramente una bellissima chiusura, quindi io ringrazio moltissimo il professor Bauman, ringrazio Dario Di Vico, speriamo di rivederci presto, vi do appuntamento sul sito www.segnavie.it.